4 ragusani all'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, dove ha stravinto Renzi. Il punto del segretario di Modica Giovanni Spadaro. Ha investito il suo rivale in amore per gelosia, si è costituito da solo Marco Chillemi dopo aver aggredito pesantemente l'uomo che frequentava la sua ex fidanzata. Tre operazioni di salvataggio sabato scorso nel Mar Mediterraneo davanti alle coste libiche, arrivati al porto di Pozzallo 188 migranti. Le indagini della polizia hanno portato all'arresto di 2 giovani scafisti. La consigliera del PD interroga l'amministrazione sulle spese Enel dell'ente. La Castello chiede chiarimenti su alcune spese effettuate dalla giunta Abate. A Punta Secca è inaugurata Sempreverde, la prima casa in legno e paglia della provincia di Ragusa. Per la costruzione utilizzate 350 balle di paglia. Bentrovati con l'informazione di TG74. Le primarie del Partito Democratico per l'elezione del segretario nazionale si sono svolte anche in provincia di Ragusa, dove si è vista la vittoria del segretario uscente Matteo Renzi con l'80% dei consensi. Anche a Ragusa si fa l'analisi del voto delle primarie, che hanno visto trionfare Matteo Renzi, che da regolamento interno sarà anche candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri. Renzi è il nuovo segretario nazionale del PD. In 2 milioni si sono recati in tutta Italia, per l'intera giornata di domenica, nei gazebo delle piazze per votare le primarie. Renzi ha stravinto con il 71% di preferenze rispetto agli altri 2 pretendenti al vertice del PD, ovvero Andrea Orlando e Michele Emiliano, che hanno rispettivamente rastrellato il 21% e il 7%. Matteo Renzi ha stravinto anche degli iblei. Infatti, nella provincia di Ragusa il totale dei votanti è stato di 4.572, di cui 492 per Andrea Orlando, 405 per Michele Emiliano e 3.643, quindi circa l'80% per Matteo Renzi. Nella sola città di Ragusa i votanti sono stati 1.642, 138 per Orlando, 84 per Emiliano e ben 1.411 per Renzi. All'Assemblea Nazionale vengono eletti dalla provincia di Ragusa Denaro, Susino, Calabrese e Giadone. Soddisfazione è stata espressa dai vertici provinciali del Partito Democratico. 4.000 persone che hanno votato in provincia di Ragusa è un dato secondo me ottimo. Poi ci sono stati dei picchi dove c'è ad esempio Ragusa, lì c'era il candidato anche Peppe Calabrese, a cui va i miei complimenti per quello che è riuscito a fare, perché ripeto, lui era il terzo nella lista di Renzi, quindi doveva impegnarsi ancora di più, perché c'era la possibilità appunto a priori, ora magari dicendo così, dopo aver visto i risultati e dopo che aver visto anche i risultati sia di Orlando che di Emiliano sembrava una cosa scontata, ma prima non era. Quindi questo è un dato secondo me molto positivo per il Partito Democratico. E dopo aver visto l'ex fidanzata di 17 anni con un altro, avrebbe tentato di ucciderla investendolo, per poi avventarsi sul rivale colpendolo ripetutamente con una chiave inglese. È successo ieri a Ragusa, arrestato il 22enne Marco Chillemi per tentato omicidio. Ci sarebbe un impeto di gelosia alla base del gesto del 22enne ragusano Marco Chillemi, che ieri avrebbe investito un 31enne che si stava intrattenendo con la sua ex fidanzata. I fatti si sono svolti in via Respighi a Ragusa intorno alle 14. Il giovane aveva deciso di passare sotto casa della sua ex ragazza di 17 anni e dopo averla vista in compagnia di un altro avrebbe cominciato ad insultarla. Poi però la rabbia avrebbe preso il sopravvento e Chillemi, dopo aver fatto il giro dell'isolato, avrebbe ripercorso la stessa strada in controsenso, accelerando ed investendo volontariamente il rivale che si trovava a bordo della sua moto, trascinandolo per diversi metri e danneggiando gravemente diverse auto in sosta di ignari cittadini accorsi sul posto. Chillemi sarebbe poi sceso dall'auto dirigendosi verso il ragazzo armato di una chiave in ferro, colpendolo ripetutamente alla testa e in diverse parti del corpo. Per fortuna la vittima indossava il casco, pertanto i colpi al capo sono stati attutiti. Chillemi sarebbe poi fuggito portando via con sé la coppia di amici che si trovava in auto con lui, lasciando a terra la vittima in una pozza di sangue senza soccorrerla.
In lacrima è la ragazza 17enne riferita ai poliziotti accorsi sul posto quanto era accaduto. Il 31enne, immediatamente soccorso dal 118, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento alla gamba. Dopo aver ascoltato i testimoni, la Polizia di Stato ha dato il via alle ricerche per individuare Killemi, che alla fine ha deciso di costituirsi, presentandosi agli uffici della squadra mobile, fornendo però una versione completamente diversa da quella data dai testimoni. Rintracciati i suoi due amici presenti ai fatti, entrambi però avrebbero confermato la responsabilità del 22enne. L'arrestato ha poi indicato dove aveva nascosto l'auto, che riportava segni evidenti dell'investimento, la perquisizione veicolare, anche permesso di rinvenire la chiave inglese utilizzata per colpire il rivale in amore nascosta sotto il sedile. Killemi è stato quindi arrestato per il reato di tentato omicidio. Tre operazioni di salvataggio sabato scorso nel Mar Mediterraneo davanti alle coste libiche. La nave Aquarius di Medici Senza Frontiere è approdata al porto di Pozzallo con 188 migranti a bordo. Le indagini della polizia hanno portato all'arresto di due giovani scafisti. Tre operazioni di salvataggio sabato scorso nel Mar Mediterraneo davanti alle coste libiche. La nave Aquarius di Medici Senza Frontiere ha operato prima il trasbordo dalla nave Juventa con 92 migranti, poi il passaggio di altri 54 dalla motovedetta alla Guardia Costiera Libica. L'ultima, un'imbarcazione raggiunta autonomamente da Aquarius per un salvataggio diretto di 43 persone. Approdata al porto di Pozzallo, la nave di Medici Senza Frontiere trasporta in tutto 188 persone. Sono state attivate già le procedure di identificazione e di accoglienza. A operazioni concluse si tirano le somme. Di 188 migranti, 148 sono uomini, 9 donne, 27 minori maschi e 4 bambine. Le nazionalità dichiarate al momento dell'identificazione sono Siria, Libia, Marocco, Nigeria, Bangladesh, Costa d'Avorio, Ghana e Benin. Solo un ricovero effettuato con un paziente all'ospedale di Modica. Si tratta di un ferito d'arma da fuoco durante la sua prigionia in Libia. Le forze dell'ordine, dopo le prime indagini già condotte in banchina, grazie ai propri interpreti, sono riusciti ad individuare gli scafisti, un migrante del Mali di 32 anni e uno del Gambia di 25, accusati del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ma i salvataggi nel Mediterraneo continuano senza sosta. Una nuova segnalazione è arrivata alla centrale operativa di Roma. Si segnalano altre imbarcazioni nel Mediterraneo, davanti alle coste di Sabrata, e in queste ore tutte le navi di soccorso si stanno recando sul posto. Nelle prossime ore quindi è atteso un nuovo sbarco sulle coste siciliane. Con il miglioramento delle condizioni di tempo si intensificano i barconi della morte nel fare la spola tra l'Africa e l'Italia. E il ponte del 1° maggio si è concluso con successo in tutto il territorio ebleo. La festa dei lavoratori si è svolta all'insegna del bel tempo e con grande successo di pubblico per tutti gli eventi organizzati. Durante la giornata di ieri intensi anche i controlli da parte delle forze dell'ordine, che hanno portato diverse denunce e degli arresti. Facciamo il punto in questi due servizi. Controlli a tappeto in tutto il territorio ebleo, in particolare a Vittoria, finalizzati a far trascorrere un weekend sicuro a tutte le oneste famiglie che abitano nel territorio di competenza, specie in occasione della festa del 1° maggio. La polizia di Vittoria ha sventato un furto nella parrocchia di Santa Maria Goretti, arrestando due vittoriesi, Giovanni Crimi e Danilo Privitello, rispettivamente di 19 e 24 anni. Il primo, già con precedenti penali per reati contro il patrimonio, ed altro da poco tornato in libertà, mentre il secondo è incensurato. Le volanti della polizia, notando dei bagliori provenire dall'interno della chiesa, hanno deciso di perlustrare bene tutto il perimetro, trovando una porta sul retro forzata. I malviventi, ancora all'interno del luogo di culto, sono stati sottoposti a perquisizione, trovando una parrucca, dei guanti, un'ascia e dei grossi cacciaviti che avevano utilizzato per scardinare la porta. I due giovani sono stati portati in commissariato, sottoposti a fotosegnalamento di polizia scientifica e successivamente trasportati al carcere di Ragusa. L'attività di prevenzione non si è interrotta. Nel corso di controlli preventivi eseguite a seguito di approfondita attività investigativa presso l'abitazione di un vittoriese 56enne incensurato, è stata rinvenuta una pistola detenuta illegalmente e numerose munizioni. Il rinvenimento ha fatto presupporre un'attività illegale di confezionamento di cartucce. L'uomo è stato fotosegnalato dalla polizia scientifica e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa per detenzione abusiva di armi e munizioni comuni da sparo. Inoltre il commissariato di Vittoria è stato impegnato anche sul fronte della circolazione stradale. Diverse le infrazioni al codice della strada sono state sanzionate persone che si sono poste alla guida di veicoli sprovvisti della patente di guida, privi della copertura assicurativa per gli incidenti stradali e con mezzi non sottoposti alle visite di revisione periodica.
Boom di presenze ieri nel territorio ebleo. Il bel tempo di questi giorni ha favorito ancora di più le gite fuori porta. In particolare a Marina di Ragusa si è registrata un'anteprima di stagione estiva tra primi tuffi in mare e lunghe passeggiate sul lungomare. Belle giornate di sole che hanno favorito la presenza di tantissimi ragusani e non solo, che hanno approfittato di queste giornate festive per un po' di relax. Tra le tante iniziative non passa in secondo piano la regata in mare con centinaia di partecipanti da tutta la Sicilia. Il programma della giornata ha avuto inizio dedicandosi ai più piccoli con giochi in piazza animati dai famosi personaggi Disney. La giornata è poi continuata con un concerto in piazza in Duca degli Abruzzi. Sul palco si sono alternati diverse band che hanno riproposto anche grandi successi della musica italiana. A San Pieri è ritornato anche quest'anno il consueto appuntamento con la Sagra del Pomodoro, la fiera espositiva dell'ortaggio denominato Oro Rosso, è durata per tutta la mattinata, mentre nel pomeriggio il lungomare è diventato un parco giochi per bambini e la sera protagonista è stata la musica. Grande affluenza anche a Pozzallo con un doppio appuntamento musicale. Oltre alla discoteca nazionale di RTM, protagonista in Piazza delle Rimembranze la sera del 30 aprile, ieri sera sono saliti sul palco i Tinturia, portando in piazza tanta musica e divertimento. Un primo maggio da incorniciare per la grande affluenza in tutte le frazioni marinare, grazie anche alle buone condizioni meteo, anche se c'è stato per tutta la giornata un po' di vento. E la notte del primo maggio sono però avvenuti dei furti nel litorale sciclitano. Dei malviventi si sono introdotti in due vicine attività commerciali a Donna Lucata, forzando le porte d'ingresso dei locali. Una volta all'interno hanno svuotato le casse di ambedue le attività, ricavando lo scarso bottino di poche decine di euro. Già diversi giorni fa, sempre a Donna Lucata, dei malviventi erano stati sorpresi dal titolare mentre cercavano di forzare la porta d'ingresso delle sue attività sul lungomare. E la consigliera del PD, Ivana Castello, snocciola i debiti che le società elettriche che forniscono il servizio al comune di Modica vantano con l'ente per gli anni 2014 e 2015, avanzi fuori bilancio di cui si discuterà anche nel prossimo Consiglio Comunale. Ancora una volta la consigliera del Partito Democratico Ivana Castello interviene in merito al debito che il comune di Modica ha accumulato negli anni nei confronti dell'Enel. In particolare la consigliera punta il dito sugli anni 2014 e 2015, dato che gli oneri relativi al 2013 erano stati a suo tempo già transati. La consigliera fa il punto di quanto è stato, sottolineando come i tre fornitori di energia siano Enel Energia S.p.A., Eni S.p.A., Divisione Gas e Power e Enel Sole S.r.l. per piccole forniture. La consigliera del PD, in modo dettagliato e articolato, snocciola i costi sostenuti e previsti con i fornitori e in completezza anche quanto corrisposto ai medesimi fornitori. Le fasi attraverso cui si articola il processo di spesa partono dalla segnalazione del responsabile dell'undicesimo settore e si concludono col pagamento, spiega Ivana Castello. Nel 2014 abbiamo avuto relativamente ai consumi Enel, a fronte di una spesa effettiva di 3.600.000 euro, una previsione di 2 milioni e un impegno di 1.998.000 euro, con un pagamento di soli 11.752 euro all'Enel. La differenza tra la spesa effettivamente sostenuta e quella impegnata diventa 1.600.000 euro, che costituisce un debito fuori bilancio. Relativamente alla fornitura Eni, sempre nel 2014, l'importo dell'energia consumata è stato di 1 milione di euro. In bilancio però ad arte è stato previsto un consumo di 800.000 euro, accompagnato da un impegno di pari importo. A fine esercizio Eni, sempre secondo la Castello, non avrebbe ricevuto un centesimo. E ancora scrive Ivana Castello, anche in questo caso la differenza tra la somma impegnata e il costo effettivo è di 292.000 euro, divenuti debiti fuori bilancio. Attraverso la manovra della sola spesa per energia elettrica, spiega la consigliera, in un anno i debiti fuori bilancio sono stati di oltre 1.800.000 euro. Se consideriamo infine che il 2014 si è chiuso con un avanzo di 4.534.000 euro, non può non osservarsi come quasi metà del suo importo sia nato da un artificio compiuto con la spesa per energia elettrica, sostiene sempre la consigliera. Lo stesso tipo di manovra ha permesso all'ente di rispettare il patto di stabilità, che altrimenti sarebbe stato anche formalmente disatteso. Un artificio, così lo ritiene la consigliera, ripetuto anche nel 2015. Ora la parola passa al Consiglio Comunale per fare chiarezza. Il direttore generale della SPSET, Maurizio Aricò, ha presentato alla conferenza dei sindaci del territorio ebleo il nuovo piano sanitario. Interessanti sviluppi e novità per l'ospedale Busacca di Scicli. Vediamo.
Venerdì scorso il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, il dottor Aricò, ha presentato alla conferenza dei sindaci del territorio ebleo il nuovo piano sanitario. Per quanto riguarda Scicli, vengono ripristinate le unità di medicina e chirurgia generale, oltre al servizio anestesia. Sono previsti 10 posti letto nel reparto di medicina, 4 per chirurgia, 24 posti letto in lungo degenza e 34 nell'unità di recupero e riabilitazione funzionale. Sempre in base al nuovo piano, finalmente viene medicalizzata l'ambulanza del primo soccorso all'interno del punto di primo intervento, con la presenza a bordo di un medico. Inoltre verranno erogate attività di laboratorio di analisi e di radiologia, secondo un programma che verrà predisposto dall'azienda. Verranno comunque mantenuti tutti gli altri servizi e ambulatori già esistenti, a partire dal servizio di dialisi, e altri ne potranno essere attivati dall'azienda, in relazione ai bisogni e alle richieste del territorio. A livello territoriale, Scicli continuerà ad avere la presenza di una residenza sanitaria assistenziale, anch'essa collocata all'interno della struttura ospedaliera. Il sindaco Giannone, che si dice soddisfatto di questi sviluppi e ha affermato di voler continuare a vigilare per la tutela e la salute di tutti i cittadini, ha chiesto e ottenuto che venisse formalmente definita la convenzione per la riabilitazione con il centro neurolesi Bonino Puleio di Messina e che venga estesa la creazione presso l'ospedale Busacca di un centro per soggetti con disturbi dello spettro autistico. Il primo cittadino ha inoltre già chiesto al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione di una conferenza dei capigruppo consigliari per discutere in maniera organica della questione e auspicabilmente rinviare a un Consiglio Comunale che assuma decisioni definitive in merito alla presentazione di ulteriori proposte o modifiche del piano sanitario, attuabili fino al 10 maggio. Si è tenuta sabato scorso presso il Palazzo Busacca di Scicli la presentazione del libro Cucina Mediterranea Integrata e Terapie Oncologiche, una vera e propria guida alimentare per la prevenzione e la cura dei tumori. Si è tenuta sabato scorso presso il Palazzo Busacca di Scicli la presentazione del libro Cucina Mediterranea, Integrata e Terapie Oncologiche. Si tratta di un importante studio scientifico volto a fornire una vera e propria guida sull'alimentazione da preferire, ma anche sulla tipologia di cottura e sui cibi da evitare assolutamente. L'iniziativa è stata promossa da Pharma Barocco e il libro è stato curato da 3 autori, Elisabetta e Adolfo Sbisa e Mara Grazia Forte, che ha parlato delle finalità e degli obiettivi del lavoro. La finalità di questo lavoro è semplice, fornire al paziente un manuale che possa aiutarlo durante le terapie oncologiche, un manuale di cucina che non rappresenta un vademecum soltanto per il paziente ma anche per i parenti, quindi tutta la famiglia può usufruire di questo, diciamo, libro di facile gestione, di facile intuizione. C'è una parte scientifica nel libro trattata tuttavia in maniera semplice, proprio perché possa essere rivolto a tutti. C'è una parte poi dove vengono rappresentate delle ricette di cucina, la nostra cucina mediterranea, che abbiamo chiamato cucina mediterranea integrata proprio perché abbiamo ritenuto di prendere da tutte le parti del mondo quello che ci poteva dare di buono, che ci potesse aiutare sia nella prevenzione che durante proprio la gestione delle terapie. Di oncologia integrata ha parlato in maniera molto approfondita il professor Massimo Bonucci, presidente di ARTOI, Associazione Ricerche e Terapie Oncologiche Integrate. Si parla di oncologia integrata considerando che si utilizzano le sostanze naturali o altre metodiche in associazione a quella che è la terapia classica, ovvero un qualsiasi tipo di tumore viene sia affrontato dal punto di vista classico, convenzionale, quindi con la chemioterapia, con la radioterapia o l'immunoterapia, ma in più ci sono una serie di metodiche, metodologie e sostanze che possono essere utilizzate, in alcuni casi secondo noi dovrebbero essere utilizzate, per andare da una parte a ridurre gli effetti collaterali della chemioterapia, cioè del trattamento classico, ma dall'altro sono anche quelli che possono dare un aumento dell'azione della chemioterapia, della radioterapia o immunoterapia stessa. Alla presentazione del libro, patrocinata anche dall'Associazione dei Medici di Famiglia, ha partecipato anche il manager dell'ASP di Ragusa, Maurizio Aricò. Curare un paziente ammalato di un tumore è uno sforzo che deve integrare
verso quel paziente tutte le possibilità terapeutiche che abbiamo, che certamente partirà dalla chemioterapia o dalla radioterapia a seconda del tipo di tumore che dobbiamo curare, ma che non dovrà trascurare la terapia di supporto, non dovrà trascurare gli integratori, non dovrà trascurare i supporti vitaminici, la terapia antinfettiva e le profilassi, le terapie comportamentali. Dobbiamo cercare di fare tutto quello che per quel paziente sarà utile per migliorare il suo stato generale, per migliorare anche il suo umore, la sua capacità di reagire, di non deprimersi. Dobbiamo mantenere il suo peso, dobbiamo tenere un buon stato nutrizionale e quindi non ci deve essere gelosia da parte di nessuno degli specialisti. Dobbiamo metterci a tavolino e integrare tutti i metodi che possono essere utili a ciascun paziente perché ciascuno abbia il massimo risultato possibile. Diversi gli alimenti che un paziente oncologico dovrebbe consumare con molta parsimonia, ancor più quelli sconsigliati durante un regime di aggressione al cancro. Un adeguato stile alimentare può modulare gli effetti negativi delle terapie e al tempo stesso aiutare l'organismo ad essere più ricettivo nei confronti delle cure. È stata inaugurata sabato scorso, sempre verde, la terza casa costruita in Sicilia in legno e in paglia. L'abitazione è ubicata nella frazione Marinara di Punta Secca. È stata inaugurata sabato scorso, sempre verde, la terza casa costruita in Sicilia in legno e paglia. Sempre verde è ubicata nella frazione Marinara di Punta Secca. Per quanto riguarda la Sicilia, la costruzione di una casa in legno e paglia è quasi una novità assoluta. Eppure i benefici offerti da questa tipologia costruttiva sono innumerevoli, a partire da un valore importantissimo, l'ecosostenibilità. La struttura della casa è stata realizzata con legno lamellare in abete, mentre la coibentazione è garantita da balle di paglia, un materiale di scarto che viene recuperato, riutilizzato e che consente un risparmio notevole sui costi energetici. Ecco le motivazioni che hanno spinto la committente del lavoro, Licia Perna. La scelta di costruire in questo modo è innanzitutto una scelta di tipo ecologico. Una casa del genere ha molte meno ragioni inquinanti, anzi. Una casa in legno innanzitutto è una casa che ingloba CO2 anziché produrne. Quindi rispetto agli altri materiali, usando un pilastro di legno ripuliamo l'ambiente. Quindi la scelta della paglia è altrettanto una scelta ecologica. La paglia è uno scarto, spesso tra l'altro si hanno anche problemi a smaltirla, quindi in questo modo si usa uno scarto per fare che cosa? La casa tra l'altro più coibentata che esista. Perché una casa di paglia, il grande vantaggio è che è come un involucro dove il calore prodotto si permane molto a lungo e dove il caldo estivo teoricamente dovrebbe far fatica ad entrare, quindi è una casa che dovrebbe anche farmi risparmiare nella gestione delle energie. La provincia di Ragusa inizia a guardare con grande attenzione alla costruzione in legno, un materiale nobile fino ad oggi bistrattato, ma anche ritorna prepotentemente, giustamente, ad essere considerato dai costruttori che, finalmente, forti dalla spinta che proviene dal resto dell'Europa, cominciano a proporre questa tipologia di materiali ai loro clienti. Va in cantiere la 19ª edizione del Nauta, che ha chiuso i battenti ieri sera decretando un successo che è andato al di sopra di ogni aspettativa. Va in cantiere la 19ª edizione del Nauta, che ha chiuso i battenti ieri sera decretando un successo al di sopra di ogni aspettativa. La nuova location del porto turistico dell'Etna è stata più che azzeccata, accogliendo migliaia di visitatori da tutta la Sicilia e oltre, per la soddisfazione degli espositori che hanno potuto concludere buoni affari, segno di un risveglio economico che tocca anche la Sicilia. Visita dell'assessore regionale al turismo Tony Barbagallo sabato sera al Nauta, che è rimasto visibilmente soddisfatto, tanto da dichiarare che questa è una manifestazione degna di essere inserita nel calendario degli appuntamenti regionali. Soddisfazione espressa anche da Alessandro Lanzafame, amministratore di Eurofiere, ente organizzatore della manifestazione. Tracciamo un consuntivo di questa 19ª edizione, inedita perché fatta appunto al porto di riposto, al porto dell'Etna. Diciamo che i presupposti che ci eravamo prefissi all'inizio sono stati confermati, cioè siamo riusciti a creare una manifestazione
che per una ripartenza del Nauta è stata sicuramente positiva. Ha avuto un trend di crescita nel corso della sua apertura dal 25 aprile in poi, con trattative anche molto importanti all'interno del, quindi questo significa anche un po' un risveglio del mercato. La manifestazione è ritornata ad avere una sua valenza sul territorio regionale, e questi sono, credo, i presupposti, cioè quello slogan che avevamo coniato, ripartire insieme per tornare ad essere grandi, credo che mai come quest'anno sia stato azzeccato. Quindi credo che sia una buona partenza per far sì che l'edizione del 2018, che corrisponde alla 20ª edizione, possa rappresentare sicuramente un rilancio definitivo per la manifestazione, per tornare chiaramente ai fasti di un tempo. Si avvia alla conclusione la stagione teatrale del Cineteatro Italia Scicli. L'ultima pièce in cartellone è la commedia Brillante Sinceramente Bugiardi. Appuntamento per venerdì 12 maggio alle 21. Arriva alla conclusione la stagione del Cineteatro Italia Scicli, una stagione partita a dicembre che ha portato in scena spettacoli di genere diverso, da Uparon Infu di Luigi Capuana, Paul is Dead, Long Live Paul, dedicato al grande Paul McCartney, bassista, cantante e compositore dei Beatles, per poi passare alla commedia Gli Allegri Chirurghi, interpretata dalla compagnia modicana B Actors, fino ad arrivare al Bell'Antonio, tratto dall'omonimo romanzo di Vitalino Brancati. La stagione si chiuderà definitivamente questo venerdì con la brillante e divertentissima commedia Sinceramente Bugiardi del grande commediografo inglese Alan Ayckbourn, messa in scena dalla compagnia In Scena Stabile di Modica con la regia dello stesso direttore artistico del Cineteatro Vittorio Rubino. E tutto ruota attorno a due coppie e in particolare al ritrovamento in appartamento della coppia di fidanzati di un paio di pantofole che non appartengono a Greg, diciamo, al fidanzato, ma non si sa chi, e fino alla fine, diciamo, questa cosa resta un po' un punto interrogativo. Questa coppia poi interagisce con un'altra coppia più attempata. Lui crede che di andare a casa dei genitori della fidanzata, la fidanzata non troppo limpida, voglio dire, un personaggio non limpidissimo, crede di andare dai genitori, si creano una serie di equivoci, una serie di scambi di persone, tutto in un ritmo forsennatissimo. Un bilancio positivo per questa prima stagione che ha voluto riportare i cittadini a teatro. È andata benissimo, il pubblico è stato contentissimo, abbiamo spaziato tra il drammatico, diciamo, e il comico. Devo dire che è stata, come prima stagione, è stata veramente soddisfacente. Appuntamento da non perdere, quindi, con Sinceramente Bugiardi, venerdì 12 maggio alle 21. Bene, per questa edizione è tutto, questo era l'ultimo servizio, io vi ricordo la nostra edizione serale delle 19:45. Grazie per averci seguito e arrivederci.